Professor Perniola, a Policoro si parla di necessità di tutelare la biodiversità vegetale, non solo vegetale e animale, anche per la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e culturale. Quanto sono importanti queste iniziative? Beh, queste sono iniziative importantissime perché considerate che l'agricoltura sta cambiando fortemente in questi ultimi anni. C'è l'esigenza intanto di adattare le piante a quelli che sono i cambiamenti climatici, c'è la necessità di avere delle specie che possano produrre di meno utilizzando meglio le risorse naturali, quindi meno input chimici, e quindi sicuramente la biodiversità è la risposta a queste problematiche, nel senso che noi dobbiamo andare a ricercare nei geni naturalmente presenti nelle nostre essenze naturali, diciamo, la risposta a questi interrogativi, a queste problematiche dell'attuale agricoltura. Perché in Basilicata? Beh, la Basilicata a livello internazionale, perlomeno europeo, viene considerato un laboratorio di biodiversità perché ha una variabilità fortissima degli ecosistemi. Si va da ecosistemi montani a ecosistemi collinari estensivi a ecosistemi di pianura intensivi, e quindi noi troviamo qui naturalmente tutta la biodiversità che ci può aiutare, diciamo, in questa direzione. Quindi ecco il motivo per cui in questo convegno, in cui abbiamo, diciamo, interagito anche con realtà internazionali, si è deciso di operare qui in Basilicata proprio per andare incontro a tutte queste esigenze. Partner di questa iniziativa è il CNR insieme a una università rumena. Invece il ruolo dell'Università di Basilicata in questa ricerca, la facoltà di agraria di Potenza, è sicuramente una delle più importanti a livello mezzogiorno, ma non solo. Beh, diciamo che i vari enti di ricerca, sempre per rendere più efficace e più efficiente l'utilizzo delle risorse economiche per fare ricerca, stanno facendo rete. Quindi l'Università della Basilicata, insieme agli altri enti di ricerca, tra cui il CNR, che storicamente ha sempre operato qui in regione, si sono per l'appunto messi insieme per condividere le competenze e quindi per poter fare una ricerca a più ampio respiro. Quindi l'Università, che è appena da 30 anni che opera nel territorio, sta facendo tesoro di tutto ciò che è stato fatto nel passato. Non ci dimentichiamo che il CNR conserva uno dei germoplasmi più antichi di tutta quanta l'Italia, quindi anche qui dalla Basilicata, e quindi stiamo interagendo insieme a loro proprio per avere una maggiore forza propulsiva nel mondo della ricerca. Professor Marzi, Accademia dei Gergofili, da sempre impegnata nella tutela della cultura agricola italiana. È una passione per la terra. Adesso qui a Policoro si parla di biodiversità e necessità di salvaguardare la nostra biodiversità, come diceva lei, anche per valorizzare la nostra cultura, le nostre tradizioni, il nostro patrimonio culturale immateriale. Beh, in Italia è un fatto particolare, no? Specifico, perché l'Italia, come dicevo, tutte le regioni hanno una grande tradizione legata al passato, no? Un passato che vedeva le regioni indipendenti, per cui si sono create in queste regioni una serie di attività legate, no, al mondo agricolo, con prodotti tipici che vanno salvaguardati. Quindi questa raccolta e conservazione di tutto questo materiale, che è tipico perché risponde a quelle che sono delle caratteristiche legate poi alla cucina di queste zone, no? Quindi per esempio nel caso vostro il fagiolo di Sarcone, il peperone di Senise hanno delle caratteristiche che si prestano a determinati piatti della vostra tradizione, è chiaro. Quindi questo lavoro che è stato portando avanti è un lavoro molto interessante perché diventa una filiera di attività tipicamente italiana, cioè conservare queste tradizioni significa inserirli nei beni culturali del nostro paese, no? Anche la Basilicata nei singoli paesi ha tanti beni culturali che vanno salvaguardati, insieme a questi anche quelli della cucina e dei prodotti tipici. Oggi l'importanza anche di queste collaborazioni transeuropee, cioè si guarda anche all'estero. Certo, beh, è molto importante perché in effetti l'Italia anche nell'ambito europeo domina anche per questa grande cultura, per questa conservazione di patrimoni. Professoressa, qui a Policoro, l'Università di Arad, quanto sono importanti queste partnership internazionali? Questo partenariato tra l'Istituto di Policoro e la nostra Università Aurel Vaico di Arad è molto importante per sviluppare l'importante collaborazione di ricerca e non solo. La collaborazione con l'Istituto di Policoro è iniziata nel 2012 e tramite queste collaborazioni praticamente sono stati fatti dei cambi tra i ricercatori dell'Università di Aurel Vaico di Arad e i ricercatori di Policoro, quindi anche i ricercatori di Policoro hanno fatto dei stage nella nostra università.
Il primo progetto è stato AgroBio e questo è il secondo progetto BioFan, però tutti riguardano la biodiversità delle specie con alto valore nutraceutico e funzionale. Vorrei ringraziare i ricercatori dell'Istituto di Policoro per queste collaborazioni che abbiamo avuto e speriamo che avremo più collaborazioni con la nuova programmazione. Professoressa, questo progetto tra Italia, Basilicata e Romania, quanto è stato importante? Lei rappresenta la parte romena, quanto è stato importante per voi in Romania, che è una terra che abbiamo scoperto di avere una grandissima biodiversità? Sì, grazie. Praticamente sì, è stato di importanza maggiore perché ha portato delle cose innovative. Primo progetto AgroBio e questo secondo progetto di questo 2015, BioFan. Perché tramite questi progetti praticamente abbiamo fatto dei viaggi esplorativi, delle analisi esplorative del territorio. Quindi praticamente abbiamo potuto in qualche maniera prendere delle risorse che stanno, della biodiversità delle piante, delle specie che stanno in via di estinzione, che hanno un alto valore nutraceutico e funzionale, e così praticamente facendo questo scambio di risorse genetiche non facciamo altro che salvaguardare la biodiversità. Tenendo conto del fatto che salvaguardando la biodiversità delle specie di una parte del mondo, non facciamo altro che aiutare anche tutte le altre parti del mondo. Quindi non è importante soltanto per noi, ma è per tutti quanti salvaguardare la biodiversità delle specie ad alto valore nutraceutico e funzionale. Lei nel suo intervento parlava di punti di forza e punti deboli, ci può riassumere brevemente? Certo, come no. Sì, io ho fatto un'analisi SWOT, sarà anche forse la mia professione. Quindi ho detto che come punti di forza sono stati proprio il fatto che ci ha permesso fare queste esplorazioni. Inoltre abbiamo visitato degli istituti e abbiamo preso dei contatti e abbiamo fatto dei collegamenti per le future collaborazioni. Quindi in questa maniera abbiamo in qualche modo raggiunto i nostri obiettivi, quelli strategici e quelli specifici. Però ci sono anche punti deboli, quindi tra questi è stata proprio la tempistica, il fatto che questo progetto è stato breve, un anno. Abbiamo fatto solo un'esplorazione, abbiamo analizzato il territorio, però probabilmente non avendo abbastanza tempo a disposizione non siamo andati in profondità. E quindi il rischio è quello praticamente di rilasciare delle conclusioni che non sono proprio 100% concordanti con la realtà del posto. E l'opportunità, quello che abbiamo anche proposto, è che di collaborare in futuro con la nuova programmazione nei nuovi progetti, così che portiamo avanti questa ricerca e approfondire le ricerche sulla biodiversità. Giulio Sarli, qui a Policoro, l'evento conclusivo di questo progetto importante per la tutela della biodiversità, per la valorizzazione anche del patrimonio ambientale e culturale della Lucania. Tiriamo un po' le conclusioni, un bilancio a conclusione di questo lavoro. Ma per quello che avete potuto vedere oggi, noi riteniamo che questo bilancio si possa considerare estremamente positivo. E questo per due motivi fondamentali: perché abbiamo avuto una ottima adesione dei partner rumeni che con noi hanno esplorato il territorio rumeno, che è ricchissimo di biodiversità, ma riteniamo che anche sul nostro territorio il lavoro fatto stia dando frutti interessanti dal punto di vista della costruzione di reti scientifiche e di valorizzazione dei percorsi della biodiversità, delle nostre tipicità, delle nostre specificità e delle aree che connotano questo nostro territorio come territorio molto ricco di biodiversità. Come si può continuare questo progetto? Perché oggi finisce, come andare avanti? Ma intanto già noi cogliamo l'occasione per ringraziare la Regione Basilicata, che ha fatto uno sforzo ulteriore
finanziando questo diciamo programma ponte in occasione della prossima programmazione che parte dal prossimo gennaio con i fondi FESR. Riteniamo che le risorse ci possano essere, la Regione ha sempre dimostrato di credere in questo tipo di attività che sono appunto quelle scientifiche, la costruzione di reti e la costruzione di attività di centri che poi possano interessarsi in maniera internazionale su diciamo, tematiche di questo tipo. E quindi la prospettiva riteniamo sia incoraggiante, ovviamente dobbiamo lavorare affinché poi nella prossima programmazione questi protocolli abbiano una ricaduta concreta sia sul territorio rumeno che, come dicevo, è ricchissimo di biodiversità, ma soprattutto mirando a quelle azioni che sono la caratterizzazione, come dicevo, biochimica molecolare di alcune specie dalle quali noi possiamo dedurre informazioni di estremo interesse nutraceutico, funzionale e più in generale salutistico. Soprattutto in un'epoca in cui si tende ad avere un'estinzione delle specie agricole e anche con queste variazioni climatiche una trasformazione. Certamente, anche questo è un tema che noi curiamo con estrema attenzione perché, come dicevamo nelle relazioni, l'erosione genetica delle nostre specie è un fenomeno incessante e continuo, per cui noi che siamo un po', come dire, deputati al presidio del territorio, in questo senso lavoriamo affinché non vi sia la scomparsa e la nostra banca genetica, che custodisce oltre 65.000 specie di tutto il bacino del Mediterraneo, è sicuramente una testimonianza concreta del nostro impegno in questo settore.